Come vi ho anticipato, diamo il buon pomeriggio a Katia Tarasconi, che è la candidata a sindaco delle prossime amministrative qui a Piacenza per il centro-sinistra. Benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Allora, c'è un momento importante oggi perché c'è l'apertura del point elettorale, che sarà un luogo dove poterla incontrare, giusto? Assolutamente sì, diventerà la nostra casa da qui al giorno delle elezioni. Ecco, è in una zona della città che si trova praticamente nel quartiere dove risiede, quindi gioca in casa, fra virgolette. Diciamo che è stato casuale, siamo partiti dal voler aprire appunto questo luogo in un posto periferico, e poi faremo anche il centro storico, ci mancherebbe, però volevamo segnare un'attenzione particolare, diciamo, alla cintura della città. Il caso ha voluto che ci sia questo luogo, e quindi siamo sulla via Emilia, praticamente sulla via Emilia, angolo via Musso, per intenderci. Ecco, anche questo però, ecco, la domanda sorge spontanea, no? Lì a due passi c'è la Casa delle Associazioni, no? Che è un luogo simbolico della città. È un caso, esatto, anche questa vicinanza? È un caso, sì, nel senso che è un bel caso. Credo che sia una, insomma, è bello essere vicino appunto ad un luogo che è quello che è la Casa delle Associazioni. Abbiamo trovato questo posto che è grande ed è appunto nella cintura, diciamo nella periferia, se vogliamo, siamo a San Lazzaro, per intenderci, ed è stata una bellissima coincidenza, angolo via Musso, proprio nella via dove c'è la Casa delle Associazioni. Ecco, Tarasconi, un progetto solo, ma il primo dove metterete mano, casomai facendo naturalmente, perché queste previsioni, no? Toccando ferro, legno, quello che è, insomma, arrivasse l'opportunità di salire sullo scranno della città. Il primo progetto. Ce ne sono tanti, e poi se lei me lo fa dire adesso, giustamente tutti quelli della coalizione si arrabbierebbero. Posso dirle una cosa? No, sì, una cosa però ci tengo sto a dirla. Il fatto della cura della città, la pulizia e la cura delle nostre vie, dei nostri parchi, delle aree verdi, cioè proprio il prendersi cura di Piacenza, che ne ha decisamente molto bisogno. Parlando con tante persone in queste settimane, è una delle prime cose che mi vengono dette. Il fatto che ci sia bisogno un po' di manutenzione e cura dei luoghi che sono poi la casa comune, i luoghi pubblici. Questo sicuramente sarà una delle prime cose che noi andremo a fare. Perché io sono dell'idea che poi le città curate diventano anche più belle, fra le altre cose. Vabbè, su questo non c'è dubbio, Piacenza è già bello di suo. Certo. Se però non la teniamo come va tenuta, è come entrare in una casa sporca, non dà una bella sensazione, no? Quindi anche la città ha bisogno di essere pulita, curata e mantenuta nel modo corretto. Tornando alla poi ci sono, sì, anche degli esempi abbastanza terra a terra, ma evito di entrare nel merito in questo momento. Perfetto, non alziamo subito i polveroni, faremo in tempo. No, dai. Allora, l'appuntamento è per oggi pomeriggio, l'apertura ufficiale, sì, del point elettorale del candidato a sindaco per il centro-sinistra allo scranno più alto, ovviamente, della città di Piacenza, appunto candidato a sindaco Katia Tarasconi. Vogliamo dare qualche indicazione in più, un numero civico, un riferimento? Allora, via Emilia Parmense 33, angolo via Musso, come dicevamo prima, zona San Lazzaro. Saremo lì dalle 18 in poi, sarà un momento anche per incontrarci e fare due chiacchiere. Le dico solo che inauguriamo oggi questo prendi un caffè con Katia, 3 minuti, perché altrimenti non ce la facciamo. Certo. Avevamo 8 slot, cioè 8 momenti, e tutti e 8 sono stati prenotati, quindi girerò, non berrò 8 caffè perché già ne bevo a sufficienza nell'arco della giornata, però questa credo che sia comunque una buona idea per anche ascoltare e non solo dire quelli che sono i nostri progetti, che ci sono, usciranno e verranno comunicati nel modo corretto, con i tempi giusti, ma anche per ascoltare quello che i nostri concittadini hanno da dire. Sicuramente qualche lamentela arriverà, insomma abbiamo già 700 sottoscrizioni e quindi 700 persone che hanno dato la disponibilità a dare una mano. Io sono, è un buon inizio, onorata, molto onorata di questa cosa, sì, molto, è un buon inizio.
Oggi pomeriggio inaugura il point elettorale di Katia Tarasconi, che è stata con noi qui su Radio Sound Piacenza 24. Non faccio nessun augurio se non buon lavoro. Va bene, in bocca al lupo ci sta, dai, In bocca al grazie. lupo. Va bene, viva il lupo.